Spesso mi capita che alcuni amici o semplici appassionati di musica mi chiedano: ma a cosa serve il direttore d'orchestra? Ecco, domanda imbarazzante tutto sommato, perché si può rispondere sia che il direttore d'orchestra dà proprio il respiro alla interpretazione musicale, e sia in altri casi che è pressoché totalmente inutile. Ecco, tra questi due estremi ci sono infinite gradazioni. Le mie risposte comunque sono sempre state, a mio avviso, evasive, elusive, e non ho spiegato un bel nulla, parlando dei rapporti di causa ed effetto, il gesto, quello che può suggerire, stimolare, come viene recepito, come viene restituito dall'orchestra in suono. Questi sono discorsi che presuppongono altri discorsi, per cui cerco di sottrarmi proprio a queste domande e di lasciarlo come un atto di fede, che questa entità che si chiama il direttore d'orchestra rimanga lì sul podio, venerato o vituperato che sia, ma con il suo alone di mistero. Mi è capitato in questo ultimo periodo di avere l'opportunità di sfruttare una mia allieva di direzione d'orchestra, molto brava, Ieva, e un mio collaboratore bravissimo sul piano tecnico per riprese, eccetera, i quali mi hanno seguito in qualche concerto, riprendendo a tratti esecuzioni e prove soprattutto. Ecco, questo ha portato ad avere un materiale abbastanza notevole, che unito, giustapposto, può forse rappresentare più di una risposta evasiva a cosa serve il direttore d'orchestra, una prova tangibile anche per i più sospettosi di come attraverso il pensiero, la comunicazione, la gestualità, il convincimento, l'espressione si possa cambiare il suono di un'orchestra. Spero che questo possa rappresentare qualcosa di più interessante di quello che normalmente possiamo vedere. Allunghiamo un po'.
Thank you.
avvenuto, è crescente sotto. Quindi tutti questi sforzati che facciamo sono sempre S-F in relazione a una P. Ascoltiamo. Perfetto, questo è il suo.
Grazie.